Buonasera, e come tutti gli appuntamenti mensili si ritorna con rassegne notturniane con Davide Pulici per parlare di alcuni temi, alcuni argomenti che faranno parte appunto di ciò che troverete questo mese su Notturno, e preparatevi perché ci sono tante novità proprio che riguardano il mensile Notturno, quindi preparatevi perché insomma ne sentirete delle belle. Oggi rispetto alle altre puntate sarà una puntata ricca di emozioni, perché poi tra l'altro parleremo anche di un attore su cui è stato fatto un dossier per l'appunto su Notturno, che io ho letto e che mi ha lasciato veramente non dico con la lacrima, ma poco ci manca. Insomma, parleremo oggi veramente di argomenti molto molto importanti, molto interessanti. Facciamo entrare Davide. Eccoci Davide. Eccoci qua, aspetta che come sì, al solito ho problemi, tanto per cambiare, come al cioè, solito, non riesco sì. Allora. Aspetta, allora, sì. Ce la devo fare per soltarvi, eccoci qua, ciao. Eccoci qua. Ciao. Allora, ciao. Stavo dicendo proprio qualche secondo prima che tu entrassi che oggi rispetto alle altre dirette, non che le altre dirette con te non sono state importanti, interessanti, oggi forse mi colpisce molto il dossier sull'attore che tu ben sai, che conosci, che ho letto, sì. Che devo essere sincera, conoscevo visivamente, non conoscevo la sua storia in tutti i particolari, quindi sono rimasto. Ma credo in tanti, credo in tanti lo conoscevano fondamentalmente per averlo visto nei film, perché comunque ha fatto dei film, diciamo, conosciuti, celebri, però poi c'è, diciamo che c'è tutto quello che stava dietro, che è anche, che è anche molto, come dire, toccante, se possiamo metterla in questo modo, perché è una molto. Storia, lo dico anche proprio nell'introduzione che ho fatto, l'ho detto che è un dossier che mi ha, diciamo, più coinvolto rispetto agli altri, obiettivamente, anche se è stato un lavoro che come al solito abbiamo fatto di corsa, perché qui lavoriamo a ritmi industriali, quindi quello che siamo riusciti a fare in un mese, però non è detto che non possa avere uno sviluppo ulteriore, perché assolutamente, appunto, è molto molto coinvolgente, ecco, come una argomento. Storia molto coinvolgente, e tra poco ne parleremo sì, nello sì. specifico, però non si può non partire da, io già faccio parte del Notturno Club. Beh, certo, ovvio. Tu sei socio onoraria. Grazie, certo, ci mancherebbe già altro. Già là. Poi io ti regalerò il pupazzetto del Vespertilio, quello in peluche. Ma io voglio però io voglio l'orsacchiotto di Notturno. Lo avrai, tranquilla. Allora, Notturno, l'avevamo già accennato nella scorsa diretta. Sì. Notturno. Sì. E tutti voi, te, Malio, siete delle persone che vi stimo perché voi guardate la realtà, la guardate in faccia. Certo. È inutile dire che le edicole stanno chiudendo come i cinema, purtroppo, ahimè, insieme all'agenzia di viaggi, sono tre cose che stanno crollando praticamente tutti, l'avvento di internet, il web e tante cose stanno facendo certo. chiudere diverse cose. E quindi parlaci un po' tu, Notturno cambia strada. Bah, sì, allora, questa è una cosa che, come tu ricordavi, abbiamo già introdotto nella scorsa puntata. La situazione, appunto, è quella che tu hai descritto, cioè una situazione che per la piccola editoria, e noi siamo dei piccoli editori, è molto critica, nel senso che, appunto, questi, a parte i problemi che hai elencato, questi ultimi 2 anni, 3 anni ormai, di pandemia, hanno in qualche maniera dato un colpo fatale, soprattutto alla piccola editoria. Questo perché? Perché intanto c'è stato, questo pochi lo sanno, ma no, un aumento vertiginoso, per esempio, del costo della carta. Noi, dopo anni e anni in cui tenevamo il prezzo di copertina bloccato, abbiamo dovuto fare questo piccolo aumento, perché davvero sta diventando una situazione molto molto difficile.
Noi andiamo avanti ovviamente perché siamo tenaci, abbiamo grazie a Dio anche l'appoggio del nostro... Siete appassionati, Davide, come Siamo scritto nell'articolo, siete appassionati. Siamo appassionati e devo dire che dobbiamo anche ringraziare quella fetta di pubblico, quello zoccolo duro che comunque ci ha sempre seguito. E di qui appunto allora la riflessione, ci siamo detti, va bene, allora la distribuzione è nelle edicole sta diventando veramente un terreno franoso, lo è già, ma lo sta diventando sempre di più. E quindi ci siamo detti, va bene, cerchiamo di concentrarci allora su quella fetta, perché parliamoci chiaro, Notturno non è una rivista che può ambire ad essere, che ne so, una rivista popolare, noi non siamo popolari, no. Cioè, noi ci rivolgiamo, diciamo, siamo una rivista di nicchia che ha un pubblico, devo dire, molto, molto fidelizzato, grazie a Dio, che ci segue, ci ha sempre seguito, e quindi abbiamo pensato un po' di cambiare rotta a partire da gennaio dell'anno prossimo e di fare questa scelta, appunto, di scegliere di non andare più nelle edicole, ma di andare semplicemente su abbonamento. All'interno naturalmente di questa scelta che abbiamo fatto ci sono una serie di novità, tra cui appunto il Notturno Club, cioè chi si abbonerà a Notturno non avrà diritto semplicemente a ricevere, diciamo, la rivista a casa, certo, e non trovandola più nelle edicole, ma avrà anche la possibilità poi di partecipare a una serie, diciamo, di iniziative, di avere una serie di bonus, mettiamola in questo modo, che ne dico una spero tra tanti, possa... avrete credo delle email tutti quanti a casa su tutte le iniziative di Notturne, per esempio con eventi, questo, presentazioni, questo non tutto. Solo ci sarà per esempio per tutti gli abbonati la spedizione immediata, diciamo, della rivista in forma virtuale, cioè in forma di PDF, certo. In attesa che arrivi poi anche quella di carta, perché questo è un altro grosso problema, purtroppo, Tania. Noi abbiamo a che fare anche con dei problemi legati alle poste, cioè questo è un annoso problema, per cui le poste hanno i loro tempi, quindi uno dice, vabbè, ma perché io devo aspettare poi un mese per leggerla? No, aderendo al Notturno Club uno avrà il giorno stesso in cui noi andiamo in stampa la possibilità intanto di leggersi, di guardarsi la rivista. Esatto. Come faccio sempre io, infatti arriva puntuale, ve lo posso garantire. In formato PDF, sì, perché Giorgio Navarro, che è il nostro uomo della logistica, è molto, molto bravo. E poi appunto tutta una serie di... Ci siamo inventati anche questa fashion boutique che... darà la possibilità a tutti gli aderenti al club di avere una serie di fantastici gadget, e poi man mano le iniziative, diciamo, le amplieremo, diventeranno, certo, anche molto più varie, eccetera. Quindi questo è un tentativo che facciamo proprio perché noi vogliamo che Notturno continui ad esistere, vogliamo, diciamo, continuare ad offrire questo servizio che ormai sono 28, 20, 27, ormai ho perso il conto, 28 anni che esistiamo, e quindi incrociamo le dita e speriamo appunto che i nostri fedeli, i lettori, ci seguano in questa strada. Io ne sono abbastanza convinto, anche perché con un minimo di presunzione dico che appunto noi siamo gli unici oggi che in Italia sono in grado di fornire certi servizi, perché per arrivare al tema che tu hai introdotto, io non so chi altro in Italia avrebbe potuto fare un dossier dedicato a Mark Gregory. Penso nessuno, ma non nessuno. Credo solo in Italia, credo anche nel resto del mondo. Nessuno. E adesso ne parliamo. Però appunto questo tanto per dire che cerchiamo sempre di offrire dei servizi abbastanza mirati per il nostro tipo di pubblico, perché bene o male sappiamo quali sono le cose che interessano. Poi abbiamo anche tutta una parte legata all'attualità, eccetera, eccetera. Però credo che un po' il nocciolo duro, la parte forte, sia proprio posso questa dire legata. Posso dire una cosa, Davide? Sì. Negli anni ho notato che Notturno ha una cosa di bello, che non siete mai scontati.
Ma in questo ti ringrazio molto, perché è un complimento che apprezzo moltissimo. Il fatto di non essere scontati, a volte anche controcorrente, controcorrente non volendolo, controcorrente senza volerlo. Perché a volte essere controcorrente volendolo non potrebbe essere tipo, vabbè, quelli sono controcorrenti, allora se uno parla... No, voi siete proprio, avete proprio una identità particolare che io ho notato proprio nel corso degli anni, non vi siete mai svenduti. Come altre persone, mi siete mai svenduti. Lo dici tu, quindi io ti ringrazio e apprezzo. Lo dico io in diretta. Sono d'accordo con te. È vero. Quindi questa è una cosa. E quindi secondo me quello zoccolo duro è rimasto sì per i contenuti, ovvio, chiaramente, però sì anche proprio per l'onestà, poi come... di come avete nel corso di anni raccontato le cose senza essere smielati, senza essere nel bene e nel male, sia quando avete parlato bene. Ringrazio. Ecco, e questo alla fine tu paga, cioè nel corso del tempo poi paga questa cosa qua. Ti ringrazio, sì, ci fai un grosso complimento, perché in fondo siamo sempre rimasti abbastanza, diciamo, integri da questo punto di vista, cioè... poi è chiaro che a volte, parliamoci chiaro, perché non è che ci nascondiamo dietro un dito, tante volte è capitato e a volte capita di fare magari dei pezzi, non voglio dire, diplomatici, mettiamola così, cioè non si può sempre dire quello che ti passa per la testa, perché altrimenti ti fai nemici tutti, però è vero, nel senso che comunque gli argomenti che tocchiamo li affrontiamo sempre in maniera assolutamente, ma come può succedere? Molto diretta, ecco. Ho letto anche un tuo post, o credo un tuo commento, dove dicevi, beh, anche noi abbiamo avuto le nostre baghe in casa, cioè i nostri stracci che poi abbiamo cacciato modo. Questo. Quello ti posso dire una cosa, capita a tutti, guarda a me. Anche nelle migliori famiglie. Quello capita a tutti. Io spero che appunto i nostri lettori, ma ne sono abbastanza certo, ci seguiranno in questa nuova avventura, e quindi vedremo, aspettiamo. Nel frattempo su Notturno diamo tutte le comunicazioni. E il nuovo numero, che è questo, allora è uscito obiettivamente con parecchio ritardo, proprio per delle ragioni legate a problemi di carta, cose di questo genere, cioè... perché anche i rifornimenti della carta purtroppo cominciano a diventare difficoltosi. È un momento che dovrebbe essere superato adesso con giugno, eccetera. Però noi facciamo il possibile, ma poi ci scontriamo anche con dei problemi di tipo logistico, per cui chiedo a tutti i lettori Denia e abbiate pazienza, la settimana prossima lo trovate regolarmente, ve le dico. No, tanta gente... mi dice, ma come non esce più? No, dico, non è che non esce più, è che abbiamo avuto questo ritardo perché c'è stato questo problema. Tutto qua. Tra l'altro voglio ricordare che una volta questa diretta sarà salvata sia sul canale Instagram di Ore d'Orrore, sul canale di Davide Pulici, sì, Instagram, chiaramente quando accetterà la collaborazione, perché è un Instagram, ci ha messo la collaborazione, che Dio la benedica, finalmente era ora, direi, e sul canale YouTube, quindi potete copiarlo, potete ricondividerlo su Facebook, insomma, potete, ecco. Ora... vorrei lasciare ancora un po' come tutti i programmi, no? La ciccia, perché ho anche delle considerazioni interessanti da fare con te riguardo a questo personaggio, mi è proprio aperto il cuore. Devo essere sincero, e poi ne parleremo approfonditamente. È la prima volta, con tutto il rispetto per i film che questo attore ha fatto, che mi ha più colpito la storia personale all'inizio e alla fine con le testimonianze, che tutti i suoi film, perché questa persona secondo me ha un mondo molto vasto dentro e che purtroppo forse non è stato capito da nessuno, e forse lui stesso non voleva farsi capire di questo, ma tra l'altro sì, abbiamo esatto. già parlato in privato anche per altre questioni. Allora, credo che tu abbia toccato perfettamente il punto, poi lo vediamo. Penso sì, la seconda. Allora, io faccio vedere, come hai fatto vedere anche te, ovviamente a livello digital, quindi come potete vedere, abbonamento sia cartaceo che digital, quando sarà? Sì. Notturno Vortex. Allora, io chiedo bene anche io, che ancora non ho visto Vortex, non ho proprio avuto il tempo, però mi sono letta tutta la trama, ho visto alcuni filmati, e vedere Dario Argento in questa veste, lo so, per me è un po' strano, però devo dire, a me è piaciuto.
cioè questi spezzoni che io almeno ho visto, mi è piaciuto. Sì, sì. E tu l'altra volta bravo, credo che non l'avevi visto, adesso invece l'hai visto. No, l'ho visto, l'ho recuperato. Oh, beh. Devo dire che è molto bravo Dario. Cioè, al di là del fatto che il film, secondo me, è un ottimo film, vabbè, Noè è un po', Gaspar Noè è un regista che spesso e volentieri spacca un po' in due il sempre, pubblico, sì, da sempre, quindi, fin dai suoi primissimi film. Quindi c'è chi lo ama la follia e c'è chi invece non lo sopporta, eccetera. Vabbè. Io devo dire che ho avuto sempre, rispetto ai film di Gaspar Noè, un atteggiamento ambivalente, nel senso che ce ne sono alcuni che davvero secondo me sono stati eccezionali. Nel pezzo a cura di Emanuele Di Nicola, dove si parla di Vortex, si fa riferimento anche a Irreversible, che è forse il primo grande film che ha rivelato Gaspar Noè e che tra l'altro adesso poi uscirà o è appena uscito, credo, nella versione rimontata in ordine cronologico, cioè Irreversible aveva fatto scalpore anche perché andava, questa scelta radicale di andare dalla fine verso l'inizio, e Gaspar Noè ha creato, diciamo, un'altra versione che va invece in ordine cronologico, cioè che parte dall'inizio e arriva alla fine. Io non l'ho vista, però sono molto curioso. E quindi dico, è un autore che ha sempre spaccato tutti. Per esempio, l'altro film che aveva fatto, non il medio Lux Eterno, ma Climax. Io l'ho adorato, secondo me era un film straordinario. Addirittura da qualche parte mi sono spinto persino a scrivere e a dire che secondo me era il vero remake di Suspiria, anche se lui poi in realtà si è ispirato. Lui si era ispirato a Deliria, perché questo pochi lo sanno, ma il secondo me era veramente un film straordinario, cioè un inizio che era una cosa pazzesca, però tanta gente invece non l'ha apprezzato. Non l'ha preso. Cioè, quindi è un autore, diciamo, interessante anche perché spacca proprio il pubblico in due. E non gli interessa di piacere a tutti. No, non gliene frega un cacchio, anzi, infatti questo è molto interessante, perché Gaspar Noè è uno veramente dei pochi autori che fanno i film in assoluta libertà, diciamo così, fregandosene proprio di come può essere la ricezione del pubblico, eccetera. Ed è una dimostrazione appunto anche Vortex, che è un film in qualche modo, come tutti i film di Gaspar Noè, estremo, a partire dalla scelta poi di fare una narrazione con lo split screen, cioè con lo schermo spaccato praticamente in due. Esatto. È una scelta oltranzista. E anche questa scelta poi, tra l'altro, di prendere Dario, facendogli fare l'attore, Dario che poi parla in francese, ok, lui è, diciamo, di origine italiana, eccetera, eccetera, però è una scelta forte, una scelta coraggiosa. Devo dire che a me è piaciuto molto, è piaciuto molto in particolare Dario, perché non lo so, forse mi lascio un po' prendere anche da questo sentimento, diciamo così, un po' di tenerezza nei suoi confronti, perché adesso Dario, pur essendo sempre combattivo, è però una persona anziana, cioè anziano, quindi. certo. E vederlo coinvolto in questa storia ha qualche cosa anche di toccante per quanto mi riguarda. Vortex è un film che io consiglio a tutti di La storia, vedere, tra poi l'altro, magari. come ho visto, è triste, ma anche molto, come si dice insomma, nell'articolo, è anche molto cruda, perché il regista Sì, dice, sì. proprio fa vedere la realtà della sofferenza, di questa Esatto, unione, sì. no? Che poi Beh, adesso non ma siamo raccontati. allora, tutto nasce dal fatto che, appunto, forse te lo dica Emanuele nell'articolo, che Gaspar Noè nel 2019 ha avuto questa specie di ictus che l'ha portato praticamente in fin di vita. E quindi inevitabilmente poi, una volta che si è ristabilito, eccetera, eccetera, ha riflettuto sulla morte, e Vortex è comunque una riflessione anche sulla morte, Assolutamente. quindi è
è un film molto intenso. Io mi rendo conto che sia anche un film difficile, ma come tutti i film di Noè, questo però in particolare, forse anche di più. Il mio consiglio, ripeto, molto banale, è comunque guardatelo, vedetelo, perché è un film che va visto, anche solo per la curiosità, appunto, come dicevo, di potersi ammirare un Dario on screen praticamente dall'inizio alla fine, un Dario attore. Noi non siamo abituati a concepire Dario come un attore, anche se poi lui è sempre stato un grande witto, un grande interprete. Penso solo, ti ricordi, Tania, quando lui presentava i suoi film? Dire, no? Cioè, esatto. Noi possiamo dire che lui ha presentato molto con le mani i suoi film. Certo, sì, assolutamente, assolutamente. Ma poi è stato sempre un grande, io l'ho sempre detto che Dario è forse uno dei più grandi promoter di se stessi, è un genio anche nell'inventarsi poi queste storie vere, false, non lo so, ma non mi importa nemmeno, per lanciare i propri film, era un genio allora, no? Veramente ne inventava di ogni colore. Quindi ha questo estro comunque un po' diciamo da attore, da interprete, e qua deve fare invece l'attore. Secondo me è molto molto bravo, cioè poi inevitabilmente, perché è una vita insomma che fa cinema, quindi qualcosa l'avrà pure imparato dirigendo gli altri certo attori. Certo che possiamo dirlo proprio in maniera tranquilla, che a 80 anni ci sorprende sempre. Vada come vada, sì. Criticato, e non tutti riescono a sorprendere ad una certa età. Assolutamente, continua, è vero, ad evolversi, vero, in maniera continua. Cioè, e quello che mi piace di Dario è che per me è come un papà. Io insomma l'ho incontrato nel 2019 al Profondo Rosso Store nel giorno di Halloween. E ho visto le foto, E proprio mi ha guardato proprio con affetto, con amore. C'era l'amore. Gli ho detto: che posso dare un errore? Cioè, proprio lui è una persona. E sì, poi quando lavora, io non l'ho mai visto lavorare, tutti quanti mi raccontate, comunque, giustamente, un grande professionista duro, che ovviamente sa quello che deve fare, quindi vuole, richiede, però molto, molto nonno, molto papà, cioè è molto, molto papà, perché io ho 40, insomma, 45 anni, mio padre oggi non c'è più, ne avrebbe 82, quindi siamo là. Quindi molto papà, è molto, molto paterno, e quindi questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo, la carezza che mi ha fatto sulla mano. Quindi io, di Dario, ho sempre visto, e anche per questo, quando abbiamo visto anche l'ultimo film, abbiamo parlato di Chiari Neri, questa intimità, io l'ho sentita tutta che mi è arrivata addosso, per quello che certo. Mi ha molto colpito la parte finale del film, che probabilmente ho capito io, o comunque noi pochi. Quindi questo, e io ho criticato, insomma, diversi film di Dario Argento, se no siamo qua, insomma, uno sta qui, no, non stiamo qui a menarcela, anch'io ho criticato dei film, però devo dire che lui ha sempre questa, è un bambino, eterna curiosità, continua curiosità, lui fa sempre cose nuove. Sì, assolutamente, ma insomma, secondo me fa proprio parte della sua creatività, no? Cioè, Dario è un creativo, è uno che ha sempre avuto una grande forza creativa dentro di sé. E col tempo questa forza creativa, forse il discorso l'avevamo toccato un paio di puntate fa parlando di Occhiali Neri, col tempo qualcosa si è un po' ammorbidito, si è un po' ingentilito, il che non significa che i suoi film poi abbiano cessato di essere film crudeli, forti, con i momenti. Però, appunto, tu ricordavi la scena finale di Occhiali Neri, che è secondo me un momento fondamentale del film, più di quanto non lo siano magari i delitti, le altre cose, eccetera. È un momento in cui Dario, secondo me, ci sta raccontando qualcosa di sé, di com'è lui adesso. Quindi anche questa parte, come dire, tenera, mi ha molto colpito quel finale. Io, anche come ho questa già detto, paura, è un film che voglio della solitudine, rivedere. Cioè, la solitudine, certo, la solitudine, il tema della porcheria. Solitudine. La porcheria umana, del genere umano, perché cioè, oggi, ripeto, molti hanno criticato questo fatto, ripeto, no, di questa, ma uccide per la ragazza, si uccide per un parcheggio per 5 euro, certo. Uccide una donna anziana per 5 euro, per 2 euro, certo. Molto spesso senza trovare niente, di che cosa stiamo parlando, raccontando. Ma e infatti, Tania, noi l'avevamo detto l'altra volta, che in fondo anche questo
avvicinarsi, diciamo così, di Dario alla realtà, anche alla realtà più banale. Cioè, come dici tu, oggi la gente non, si ammazza per delle Niente. stupidaggini, quindi anche le motivazioni dell'assassino di Occhiali Neri, che possono sembrare stupide, banali, cretine, come ha detto qualcuno, però riflettono quella che è la realtà. E Dario si è Assolutamente. avvicinato da diversi film, si è avvicinato alla realtà, cioè ha cominciato a riflettere sulla realtà, cosa che magari prima faceva, ma faceva in maniera diversa, faceva in maniera più estetizzante, eccetera, eccetera. Visionaria, via Adesso è dicendo. visionaria, eccetera. Adesso gli interessa la realtà. E quindi questo, ma secondo me anche il fatto di aver accettato di diventare interprete, di fare l'attore in un film come Vortex, va in questa direzione. Lui si mette in gioco, come dire, no, non ha paura di mostrarsi per quello che è adesso. E quindi tanto di cappello, io credo che sia Ne stavo parlando un. Davide questa mattina prendendoci il famoso cappuccino con Claudio, che Ho visto che mi. praticamente io immagino un Dario Argento, perché no, anche affrontare. Anche se io non le guardo, io sono rimasta proprio indietro con no, con le serie TV, una serie TV su Amazon Prime, su Netflix, insomma, se lo scegliesse lui il canale, cioè io lo vedo anche in una nuova sfida che lui ovviamente non ha mai affrontato. Basterebbe secondo me chiamarlo e lui penso che con una buona idea potrebbe anche affrontare un percorso del genere, anche una sola stagione di una serie creata completamente, perché adesso le piattaforme, come ne abbiamo parlato, lasciano molto, diciamo, libertà rispetto al cinema, inteso come sala cinematografica, e quindi forse Ma adesso no, potrebbe anche esprimere un po'. infatti, paradossalmente, addirittura in alcuni prodotti fatti, pensati per le piattaforme, c'è più. Pare paradossale, ma è così, c'è più libertà e c'è più originalità rispetto Anche addirittura perché poi ai con i due prodotti. episodi in America, con i due episodi in America ha dato dimostrazione, con Jennifer Sì, ma lui e cambiò, soprattutto. infatti, come dicevamo l'altra volta, lui cambiò radicalmente direzione, già in parte c'erano stati dei segnali, ma sono stati proprio Jennifer e Pels, quei Esatto. due lavori che hanno in qualche modo rappresentato un po' un turning point, perché poi lui ha cominciato a concentrarsi sulla realtà. Lasciamo perdere Dracula 3D, che è stato un incidente di percorso, e va bene, una roba che è uscita come uscita, ma Occhiali Neri è, io l'ho anche scritto, è evidentemente, ma chiaramente la conseguenza di quel tipo di approccio. Poi, sai, Esatto. diventando anziani, probabilmente, secondo me, c'è anche questo ritorno alla concretezza, alla realtà, alla volontà anche di Assolutamente sì. aderire al mondo di ogni giorno in qualche maniera. Fermo restando che poi lui, i suoi colpi d'ala, le sue impennate ce le ha sempre, anche a 81 anni, 82 anni, quanti ne ha. E vabbè, E quelle non muoiono mai, quindi, fanno parte alla fine di un no, quelle non, genio. quelle fanno parte del Quello suo è. essere, della Quello sua è. essenza. Assolutamente. Comunque, io dico, guardatelo, Vortex, perché sicuramente anche agli argentiani, ma al di là degli argentiani e gli appassionati di Dario, guardatelo perché comunque è un film potente, un film toccante, è un film di un autore che, come ricordavi tu, è uno dei pochi che veramente se ne fottono di tutto, fanno le cose che gli Assolutamente. passano per la testa, le fanno Libero. e poi possono piacere, non piacere, uno può piacere di più, l'altro può E tra piacere di l'altro meno. qui Noè con Dario si sono ritrovati perché sono uguali sotto questo aspetto come registi, sono liberi, se ne fregano e quindi si sono ritrovati bene, insomma, anche in questa maniera, insomma, quindi Assolutamente sì, no, no, ma lui poi, lui è, ti ripeto, è scioltissimo, anche questo fatto, comunque questa difficoltà obiettiva che aveva di dover parlare francese, però gli hanno inventato il background, come dire, italiano, Esatto. e quindi funziona sta cosa. Senti, Quindi Davide, io lo promuovo a pieni voti, assolutamente. consigliamo Sì. Vortex a pieni voti. Due parole e poi passiamo ovviamente a cosa fai tu. Al Mulino delle Donne di Pietra. Mi ha colpito perché è un film che ho visto tantissimi anni fa, sempre a Sì. fuori orario, Rai 3. Molto bello, è un film che mi colpì moltissimo. E vedo che avete ovviamente uno spazio notturno faccia a faccia.
Sì, di Ricky Caruso bravo Ricky, tra l'altro, recensito questo Blu-ray uscito, che pare sia l'over the top da questo punto di vista. No, mi viene in mente una cosa, ci stavo riflettendo oggi, perché dico, ma parleremo del Mulino delle Donne di Pietra. Qualche anno fa uscì un grandioso libro in America, scritto da Tim Lucas, mi pare, dedicato a Mario Bava. E tra, che è un lavoro imponente, un libro definitivo veramente su Mario Bava. E la cosa abbastanza divertente era che lui ad un certo punto, non so se poi nelle successive edizioni abbia tolto o corretto questa cosa, ma lui avanzava persino dei dubbi che il Mulino delle Donne di Pietra potesse essere stato fatto addirittura da Bava, perché c'erano cioè questi giochi di luce, questi, che poi in realtà è merito di Pier Ludovico Pavoni, che era il direttore della fotografia, che poi ha fatto pure il regista, ha fatto dei film, ha fatto pure un paio di film, credo, con Zeu di Araia, eccetera. Però questo per dire, è uno stile talmente... è un gotico con uno stile talmente... elaborato dal punto di vista estetico, che può aver messo addirittura a qualcuno il dubbio che non l'abbia girato Ferroni, ma che l'abbia girato Mario Bava, il che non è vero, perché l'ha fatto Ferroni. Però a chi ama il gotico, un film del genere è veramente... guardatelo, perché sparella, è veramente bello. Io quando ho visto l'articolo ho fatto, ma proprio mi si è aperto un mondo. Un film, guardatelo, che è veramente molto bello. È bello il Mulino delle Donne di Pietra. No, no, che non è datato, io non lo vedo molto datato, anzi lo vedo bello ancora più. No, non è datato. Devo dire che effettivamente sì, alcuni dei gotici degli anni 60, fermo restando che sono dei grandi film, oggi si fa un po' di fatica a vederli, perché avevano come dire, un ritmo molto particolare. Questo no, perché poi è... ci sono degli ottimi interpreti, è molto attuale ancora. Credo che sia una delle cose migliori, se non la migliore, girata da Ferroni, che poi era quello che fece anche, sì, ti ricordi, quell'altro bel film, pure quello non era male, La notte dei diavoli con Gianni Marco, eccetera. Poi potrei dire altre cose su Ferroni, ma non le dico perché... No, no, anche perché so cose molto, molto particolari su Ferroni. Tengo per me, le tengo per me. Non posso dirle. Sì. Tengo per me. Parliamo di Marco. Mark Gregory, se mi posso permettere, posso far vedere la copertina del dossier, anche se al contrario, vabbè, amen, però insomma, è questo è quanto. Allora, io devo dire una cosa. Questo dossier è bellissimo, perché... innanzitutto parte un po' alla chi l'ha visto, no? Si va alla ricerca di una persona, che appunto è lui, è Mark Gregory. Nel corso di questo percorso alla ricerca di questo attore, ahimè, si viene a scoprire che non è più vivo, nel momento in cui lo avete, diciamo, intercettato in un luogo dove poi effettivamente aveva abitato negli ultimi anni. E io, guarda, veramente vi faccio i complimenti. Nell'articolo esce proprio fuori non solo la ricerca che voi avete fatto, il chiedere con la foto in giro, ma il dispiacere è arrivato di quando voi avete proprio raccontato che quando vi è stato comunicato in qualche modo che era deceduto, tra l'altro nel 2013, quindi già diversi anni fa, ormai quasi 10 anni fa. E quindi mi ha colpito poi la storia, anche poi ti ricordi dopo ovviamente tutte le schede dei film chiaramente che lui ha fatto, ma la parte proprio della ricerca che avete fatto è stata molto... Poi tra l'altro posso dire una cosa che forse non so se ancora oggi è così: tanti anni fa morì un'amica di famiglia che a me mi ha fatto da nonna praticamente. Morì, fu investita, cioè fu un grande incidente stradale, fu seppellita come Mark, ahimè. E all'epoca, ti sto parlando, era il 1997, quelle tipo di croci là, oggi non so se è cambiato, infatti io, quelle croci là avevano una scadenza, il corpo, la sepoltura, è per quello che mi ha un po' colpito la cosa,
e me la piangere un pochettino, aveva di 10 anni, perché le persone che, non ha, che hanno le famiglie povere e che quindi non possono pagare niente, c'è, vengono seppellite con queste targhettine di ferro, se tutto va bene, sopra questa, diciamo, croce di legno. E quindi mi ha un po' colpito tanto questa cosa, perché non vorrei che il prossimo anno, poi non so se era stata allungata a 15 anni, vengano purtroppo... Possa succedere lo stesso. Possa succedere, sì, lo stesso. Quindi è una cosa che mi ha veramente colpito tantissimo, e infatti credo che, onore del vero, questa mia... questa nostra amica di famiglia non ci sia più, perché è morta nel 97, io credo che nel 2007 non abbiano rinnovato, e quindi è successo quello che è successo. Certo. E quindi mi ha molto colpito questa, insomma, questa foto, questa cosa, perché è la stessa identica croce, proprio le riconosco dentro, sì, il terriccio, una cosa un po' così. Vai, Davide. Allora intanto una premessa: questo dossier non sarebbe esistito se non ci fossero stati Roberto Zanni, grande, e Roberto, Massimo Bianchi, che sono stati materialmente coloro che si sono messi sulle tracce di Marco e che sono, con appunto, con tramite le investigazioni delle quali parla lo stesso Roberto nell'introduzione. Roberto è, diciamo, che ha curato il dossier con me, ma in realtà, ripeto, se non ci fosse stato il suo spunto, io probabilmente non l'avrei fatto il dossier su Mark Gregory. Cioè, con quell'input ho detto: ok, facciamo un dossier che non è, e questa è una cosa che scrivo a chiare lettere nella mia breve introduzione, non è un dossier su Mark Gregory, ma vuole essere un dossier per Marco. Allora, ci ho premesso, una volta che ho letto appunto delle scoperte fatte purtroppo da Roberto, il quale è giunto alla conclusione, come tu dicevi, che ormai Marco non è più tra noi da quasi 10 anni, ho detto: beh, questa è l'occasione buona, mi pare l'occasione buona per fare una sorta, partendo naturalmente da queste ricerche, da queste scoperte, per fare un po' il punto della situazione, perlomeno mettiamola così, sull'aspetto cinematografico. Noi non avevamo mai scritto niente di sistematico su tutti i film fatti da Marco, ho detto: questa può essere l'occasione buona intanto per farlo, e comunque gli facciamo questo omaggio ripercorrendo tutta la sua filmografia. Dopodiché poi, parlando sempre con Roberto, lui mi ha dato una serie di input, per cui mi aveva detto: ma Enzo Castellari già, insomma, sapevo quello che poteva dirmi di Marco. Però, per esempio, Roberto mi ha suggerito Massimo Vanni, che è questo stuntman, attore, eccetera, eccetera, che ha avuto proprio forse il rapporto più stretto con Marco durante quegli anni. E dopodiché io ho fatto pochissimo in più, nel senso che ho chiesto a Andrea Girolami, figlio di Castellari, visto che sapevo che lui aveva avuto un rapporto privilegiato nell'ambito di quei due film con Marco, di scrivermi qualcosa, e lui mi ha scritto questo ricordo. Poi ho interpellato ovviamente Fabrizio De Angelis, il quale, perché è stato il produttore dei Thunder, oltre che dei primi due film di Castellari, il quale però, come gran parte delle altre persone che ho provato a sentire, potevano raccontarmi poco di Marco, nel Esatto. senso che lui aveva questo aspetto di, come dire, di grande riservatezza, anche sui Molto set. Non era uno che introverso. facesse... Sì, era molto introverso, era uno che stava sulle sue. Le poche cose che sono riuscito, come dire, a scoprire, tra virgolette, io, sono appunto l'esistenza di questa fantomatica fidanzata che noi stiamo disperatamente cercando di identificare. È l'unica traccia che noi abbiamo di questa Che ragazza, potrebbe è una essere la fotografia ragazza che che potrebbe essere potrebbe proprio essere la la ragazza. ragazza che è in lacrime. Questa è una delle ipotesi, che fosse la ragazza che era presente alla sepoltura di Marco, insieme a una vigilessa e un'altra assistente sociale, e che piangeva dirotto. Quindi verosimilmente potrebbe essere questa fidanzata. Stiamo facendo i salti mortali per capire
non abbiamo un nome, abbiamo forse quella fotografia che è stata fissata in uno scatto su un set, sul set di un film che Marco girò in Bosnia nel 1987-88 e che era The Last War Bus. Yes. Però non abbiamo la certezza che fosse lei, è una possibile traccia. Siccome però Massimo Vanni, questo è detto nelle testimonianze, una volta lo incontrò a Via Frattina a Roma, quando lui aveva già mollato il cinema ed era insieme a una ragazza con i capelli scuri, un po' bassa, e facendo vedere questa fotografia a Massimo, lui ha detto: ma se la memoria non mi inganna, al 95% potrebbe essere lei. Il vero problema, appunto, è che noi abbiamo questo momento di attività e di grande attività anche di Marco, perché comunque ha fatto dei film che hanno avuto successo, comunque i primi due di Castellari, poi i Tre Thunder, poi un'altra serie di film di guerra, eccetera. Quindi dall'82 fino all'88, lui ha lavorato costantemente. Guarda, io lo conosco personalmente perché era tra l'altro, erano i film preferiti, perché sa, queste cose di azione, no? Di mio fratello. Io poi però rimasi guerriero della notte e lui era anche innamorato, esatto. E infatti lui sempre un po' un guerriero della notte, come il leader dei guerrieri della notte, con questi capelloni, Assolutamente, questa... che è proprio quella la cosa. E io sono rimasto guerriero della notte, lui invece proprio si guardava, perché io lui lo ricordo veramente bene, però credo che proprio, i guerrieri del Bronx, tra l'altro, lo vidi proprio con mio fratello in videocassetta, credo, se non erro, Martis, esatto, proprio erano gli anni proprio passati, quindi certo. Questa figura è vera, un po' glabra, no, ma una cosa, ecco, molto particolare, sì. Era molto, lui aveva come caratteristica poi questo fatto di essere molto macio nel fisico, cioè era altissimo, perché poi credo che arrivasse, fosse addirittura superiore all'1,90. Però aveva nel viso, soprattutto nei primi film, questo aspetto un po' efebico, con qualcosa di femminile dentro, il che lo rendeva un personaggio proprio da schermo. Lui interpretò nel 1982, nella seconda metà del 1982, questo Adamo ed Eva alle Canarie, e mi diceva Pietro Angelo Pozzato, che era lì con lui, tra l'altro divideva con lui la camera, lui era un attore, faceva anche il maestro d'armi, faceva un sacco di cose Pietro Angelo in quel film. Mi diceva, lui era incredibile perché cioè tu vedevi che lui sfondava lo schermo con quell'immagine, era l'Adamo perfetto, no? Cioè il progenitore dell'uomo, io lo scrivo da qualche parte, che in qualche maniera è come se avesse in sé sia l'uomo che la donna. Quindi dal punto di vista, diciamo così, iconografico, era Ci stava perfetto. pure Poi bene, dopo, esatto, perché era angelico, no? Proprio perfetto assolutamente, per il film. assolutamente. Poi però la cosa interessante è che negli altri film, quelli poi di guerra che fa per esempio nelle Filippine, gli ultimi film, lui cambia un po', cioè vedi, ha i capelli tagliati corti, è Corti. anche più magro, un po' più scavato, infatti gli fanno fare anche in un paio di film la parte del cattivo, perché lui con una faccia così doveva solo essere il buono. Mentre un po' cambia e gli fanno fare anche l'ultimissimo film, tra l'altro è una curiosità che lui lo girò nella Corea del Nord, tu pensa, cioè uno dei pochissimi film fatti in Corea del Nord, Oggi è dove aveva chiusa, come parte. blindata, pensa un po' come cambiano Sì, gli no, anni, no? ma anche allora non credere che fosse semplice. Lui aveva come partner femminile Sabrina Siani, che era la biondina, La eccetera. biondina, sì. Ed è stata lei, Sabrina, che mi ha detto: guarda, io so che lui continuava a dire che quando sarebbe tornato da questo set, Si poi doveva sarebbe sposarsi con sposato. questa fidanzata. Lei lo ha perso di vista. E non solo lei, ma tutti. Nel senso che lui ad un certo punto evidentemente ha deciso di troncare completamente col cinema. Cosa abbia fatto resta un grandissimo mistero. Per tantissimi anni, Roberto, più di 20 anni, giusto? Più di 20 anni, poi di fa, praticamente più di 20, 20 anni. più di 20 anni. Noi si è riusciti a scoprire che forse in qualche modo ad un certo punto faceva il cameriere al Casalone di Roma, Conosco. che è un ristorante, eccetera. E sappiamo che comunque lui aveva questa passione della pittura, ma fin da giovane, quindi Roberto racconta che lì a Castelmadama lo vedevano andare a venire con questi quadri, no? A Roma, dove probabilmente forse esponeva, vendeva. Ma la cosa veramente incredibile Tra è l'altro, che se ci non ho sono capito male, questi.
ha riprodotto un lavandino dentro casa sua a forma di roccia. Lui, quando nel 2010 è andato lì a Castelmadama, poi, vero o falso, non lo so, si è presentato con una chitarra come unico bagaglio e ha comprato una casa cash, cioè l'ha pagata cash. Lui si è comprato questa casa e pare che appunto l'abbia poi rimessa a posto, eccetera, e il suo estro artistico si vede anche dal fatto che aveva sistemato un lavandino come se fosse una specie di roccia dalla quale zampillava l'acqua. Questo ti dice la sua indole artistica. L'estro. Poi però, le notizie sono che evidentemente lui aveva una sofferenza e i servizi sociali, gli assistenti sociali lo seguivano, e però man mano evidentemente questo tormento, questa tortura, perché evidentemente ce l'aveva dentro di sempre. ha preso il sopravvento. Tra l'altro io credo raccontando, leggete questo articolo di Notturna, è bellissimo, anche la delicatezza di come voi avete parlato, in alcune righe del rapporto con i genitori, questi genitori che non gli volevano firmare, certo, quando era ancora minorenne, perché ancora non era diciottenne, per fargli fare appunto l'attore, non sono andati al funerale, non si sono presentati. Tania, allora, che lì noi non lo conosciamo, ma dalle poche cose che si sanno è facile farsi l'idea che la famiglia non deve essere stato, come dire, un nido d'amore per Marco. Che se io schiatto dopo 2 secondi schiatta anche mia madre, quindi non vedendo dei genitori, certo, ad un funerale di un figlio, chiaramente 1 più 1 per me fa 2. Certo. Resta, ti ripeto, anche questo gap incredibile di 20 anni, che è la cosa più sconvolgente. È sconvolgente che nessuno di coloro che pure avevano avuto dei rapporti stretti nel cinema con lui sia mai riuscito a rintracciarlo. Sabrina Siani mi ha detto, da quando siamo tornati dalla Corea, lui è praticamente subito scomparso, io non ho avuto più notizie di lui, ma così anche tanti altri, anche tante altre persone che erano state in qualche modo legate a lui. Ho letto le testimonianze, quindi, è proprio scomparso in maniera sistematica, cioè lui ti viene da pensare che sia stata una scelta in qualche maniera, cioè che abbia voluto evidentemente tagliare i ponti con tutto. E questo è veramente strano, perché comunque lui non credeva nel cinema, cioè questo lo sapevo, cioè lui ha fatto questi film, evidentemente poi funzionava, ma non era l'ambiente del cinema un ambiente che gli piacesse. Massimo Vanni lo dice chiaramente, dice, ma perché hai smesso di fare cinema? E lui gli rispose, ma perché quell'ambiente non mi piace. Quindi ci sono tanti elementi che secondo sono te, Davide, molto difficili. Secondo te, ma una domanda così, ma può darsi, questo è, ma il fatto di fare per diversi anni una cosa che poi comunque non gli piaceva ha potuto contribuire poi a... Ma no, secondo me lui ha fatto questi film in primo luogo perché gli permettevano di guadagnare i soldi, perché, certo, comunque diciamoci chiaro, era un attore, cioè guarda quanti film ha fatto da protagonista, la maggior parte dei suoi film li ha fatti come protagonista, poi ha fatto un paio di film dove era comprimario, ma comunque aveva, certo, un ruolo di spicco, non ha mai fatto il figurante, per dire. Lui è uno che si è trovato dalla sera alla mattina proiettato su un set cinematografico come protagonista in 1992. Dalla palestra al set. Un classico ragazzo che andava in palestra come tanti altri. Non aveva neanche 18 anni. Negli anni 80, ecco. Esatto. Non aveva neanche 18 anni. Ti ricordi? Gli anni 80 sono stati il boom delle palestre. Assolutamente, ecco, sì. Quindi era quello. Quindi pensate, un ragazzo che si trova in palestra, gli viene fatta un'offerta, lui diceva, ma lui manco credeva che quello era un regista, insomma, chi andava a parlare con lui era un regista. Sì, esatto, sì, quindi gli è stato dovuto comunicare, così. Quindi pensate un po' proprio il distacco anche, no, della persona rispetto. Si è trovato proiettato dalla sera alla mattina in un film che ha avuto un grandissimo successo anche in America, eccetera, come protagonista. È chiaro che evidentemente poi, adesso io non so quali fossero il suo tipo di cachet, ma forse il primo film è stato così, già il secondo, il terzo, il quarto, evidentemente per averlo come protagonista nei Thunder, credo che qualche soldino
l'abbia preso. Quindi secondo me questo gli faceva gioco. Poi anche qui ci sono delle testimonianze contrastanti, perché per esempio, mentre c'è chi dice che a lui del cinema non fregava assolutamente niente, qualcun altro invece mi dice no, ma lui come dire, anche con gli amici eccetera, parlava in termini entusiastici di questa cosa. Ma qui ritorniamo sempre al discorso di base. Immaginiamo, e diciamo che un poi uno diciamo non toglie l'altro. A volte si può non amare una cosa, certo, però in quella cosa, certo, che tu non ami, diciamo, in quel luogo, in quella professione che tu non ami, puoi conoscere delle persone con cui ti trovi splendidamente. Sì. Quindi una cosa comunque non toglie l'altra, credo, immagino. Io credo che comunque l'idea che mi sono fatto è che questo un po' questo male di vivere, lui secondo me se lo portava dentro da sempre, e probabilmente col tempo questa cosa poi è cresciuta, forse durante il periodo del cinema, ecco, il fatto di sentirsi al centro dell'attenzione, di poter viaggiare anche, perché poi sono stati anni nei quali era costantemente in movimento, America, Filippine, Corea, eccetera. E probabilmente poi dopo, quando le cose si sono fermate, evidentemente lui è entrato in una situazione di difficoltà. Purtroppo, ecco, il fatto di non avere avuto mai contatti con persone che in qualche modo gli fossero vicine, intendo dire o parenti o comunque persone legate a lui, che ci possano dare una testimonianza diretta. Perché sai, un regista certo ti conosce, però ti conosce sul set. Tra l'altro nemmeno diciamo i genitori, Davide, siete riusciti a qualche modo... No, allora, Roberto ha fatto dei passi in questo senso, ma mi sembra di aver capito che la madre non ci sia più, il padre penso che fosse scomparso, eccetera. Già, e poi ti ripeto, posto queste... Poi credo che loro abbiano avuto, comunque, questo lo devo dire, anche... sia Roberto eccetera hanno avuto anche un aiuto da Alessio Di Rocco, che gli ha dato delle dritte, ma il vero problema è che Marco De Gregorio è sempre stato cercato, no, De Gregorio, sì, il problema è che quando venivano gli americani a cercarlo e suonavano tutti i campanelli dei citofoni di Roma, cercavano Marco Di Gregorio, non si sa perché, ma il suo cognome in realtà era De Gregorio. Poi, vedendo i documenti di lavorazione eccetera eccetera, si è scoperto che era Di Gregorio. Avete fatto comunque un ottimo reportage, perché questa cosa dove siete partiti un po' alla Chi l'ha visto, proprio è stato molto bello. Questo è merito di Roberto, questo l'ha scritto Roberto Zanni, che è la cronaca della sua ricerca. Peraltro Roberto è bravissimo, uno che veramente è abbastanza tignoso, e quindi so che sta continuamente, anche l'altro giorno mi diceva che ha interpellato altre persone, quindi a me non dispiacerebbe pensare che questa cosa possa lievitare, che ne so, in un futuro, quando avremo magari più dati, più sotto mano delle testimonianze, anche magari in qualcosa di più corposo, non lo so. So che comunque anche a me la storia di Marco, io non riesco più a chiamarlo Mark, non riesco più a chiamarlo Mark come facevo prima, mi viene a chiamarlo Marco, mi ha molto colpito, mi ha trascinato dentro un po' in questo mistero. Parlavamo in prima del film Occhiali Neri, no? Della solitudine, eccola là che, ahimè, poi c'è sempre questo. Sì, perché tra l'altro lui a Castel... Hai visto, Tania, a Castel Madama, una delle immagini che più mi colpiscono, che nell'articolo di Roberto, è che lui... conosco benissimo Castel Madama, questo fuori Roma, quindi c'era proprio la cosa proprio di isolarsi, cioè io conosco benissimo quella zona. Ma quindi... c'è questa immagine degli ultimi giorni di vita, dove lui, questo gigante buono, come lo chiamavano, che si aggira per Castel Madama, fa un freddo della miseria e non ha neanche un cappotto. E c'è una signora che gli porta una giacca e lui la indossa. E tu pensi che di lì a pochissimo lui sale in questa casuccia dove vive da solo, scioglie dei barbiturici in un bicchiere d'acqua calda e decide di chiudere il conto. È una cosa che francamente mi sciocca, mi colpisce a 48 anni. Io lo dico sempre, io ci sono passata con la depressione, no? Ne abbiamo parlato anche io e te, quindi so, certo. Ringraziamo, poi
guardate, la depressione non passa mai, si può tenere sotto controllo, quindi ve lo dico subito, non date retta, non date retta. Io sono stata, lo dico chiaramente, una psicoterapeuta per 4 anni, non scompare la depressione, si può tenere sotto controllo e a volte però può sfuggire di mano, quando hai un momento delicato, quando non hai anche, diciamolo, è vero che stava sotto controllo, però bisogna pure trovare quelli bravi, diciamoci anche questo. Certo. Perché ecco, io non so, ma a me, ti ripeto, Tania, a me colpisce questa figura di un uomo solo, cioè questo che aveva avuto tanto in realtà poi alla fine però era solo, era solo. Quindi... comunque io sono contento di aver fatto questa cosa, perché ti ripeto, questo dossier. È un dossier per Marco. Per Marco, non su Marco. Poi uno lo legge per trovarci le notizie sul tal film, sul tal altro, ma questo è un dossier per Marco. No, e ne avete parlato nella sua completezza, professionalmente, cioè privatamente, che sono, tu me lo insegni, legate le due cose. Certo. Perché poi alla fine, quindi avete fatto veramente un lavoro perfetto, preciso, sempre non pestando i piedi, perché ho letto ovviamente... sul privato uno può mettere sempre l'acceleratore, chiaro, ecco, l'avevi fatto, quindi quella è la cosa principale. Siamo arrivati agli ultimi minuti, c'è qualche altro, sì, qualche altra cosa che vuoi dire nel numero di notturno? Voglio spezzare una lancia per l'intervista che ho fatto con una scream queen che adoro, ecco, e che è Marzia Damon, lasciamelo dire, che certo, mannaggia, è una delle... dai, davvero è stata una piccola scream queen, perché lei comunque ha fatto un sacco di film horror, ha fatto i due film con Garrone, ha fatto La sanguisuga conduce la danza, ha fatto Violet, il demone dell'incesto, quindi sono stato molto contento di poterla intervistare. Lei è un mito, mettiamola così, anche in qualche modo erotico di quegli anni, perché poi gli horror in quel periodo erano sempre horror, ma erano anche un po' sexy, eccetera. C'era l'erotismo, era proprio l'epoca. Diciamo. E quindi la Damon per me è sempre stato un mio feticcio, finalmente sono riuscito a placcarla, e lei è molto, molto gentile, molto simpatica, si è prestata a rispondere alle mie domande. Senti, gentile film. E simpatica, lo sai che io devo sempre mettere la lama dentro. È stata sempre sincera nelle risposte? Ma credo di sì, perché tutto sommato un po', vi domando, sì, ma come erano le scene lesbo? C'è stata una domanda, perché in una risposta che lei ti ha dato tu hai messo un virgolettato, un tra parentesi. Ma Tania, quello è un problema che c'è costantemente quando tu, perché è passato molto tempo. Una può dirti, era il 78 e poi magari erano 3 anni dopo. Questo in quel è normale. Senso. Allora ho capito. Questo è normale. No, in quel senso. Perché comunque dobbiamo considerare che adesso, quando intervisti le attrici degli anni 70, cioè sono passati quasi 40-50 anni, quindi ci sta che possono sfalsare. Ti dicono, nel 1973 ho fatto... era il 78. No, assolutamente. No. Sì, perché poi infatti nelle altre risposte è stata molto... mi è sembrata diretta poi infatti per l'arte. Assolutamente. Forse ho sbagliato io, che avrei dovuto dire non risulta, nel senso che non risulta quell'anno lì. Magari è dopo, magari è 2 anni dopo. Sì. Allora... Va bene. Se tu ci sei a luglio, notturno esce pure a luglio agosto, chiaramente. Certo, è chiaro, non lo sto. Quindi... io ho solo un impegno il 26 di agosto, cioè io ho l'unico impegno il 26 di agosto, quindi quella sera lì non possiamo farla diretta. Lo sai la cosa bella che stavo dicendo? Ma perché che hai il 26 agosto? Quindi vuol dire che io devo prendere un momento di pausa. Almeno 48. No, te lo stavo dicendo, perché che hai da fare il 26 agosto? Io... ragazzi, scusate, proprio chiudo baracca. Allora, no, il 26. Vai a farti una nuotata in Grecia. Ho visto che volevi tanto tornare nel mare della Grecia. Andrò a Creta una settimana a fine luglio, però per il resto io ci sarò sempre per tutta l'estate. Perfetto. Ci saranno le rassegne notturne a luglio, ad agosto, non vi preoccupate. Chi ve lascia? Siamo sempre qua. Però continuerò a fare le live estive. Adesso chiuderanno le rubriche
appunto della stagione che va da settembre a maggio. Il 31 maggio c'è l'ultima di Ore Talk, però con Rassegne Notturniane continuiamo all'infinito, apriranno le live estive, quelle un po' più, come un po' più estive, un po' più friccicherelle, e quindi però siamo sempre qua, sempre qua, non ci muoviamo da qua. E buon lavoro a voi, perché mancano poi tra l'altro pochi giorni, il 31 maggio chiude tutto, poi arriveranno i voti, no? Tutto, insomma, tutto il resto. Tutto. Io sono in attesa delle terzine. E tra l'altro ottimo successo, diciamolo, 43-44, mi è stato detto oggi da Marcus, 44 opere tutte italiane. Alcune un po' più alcune un po' più belle, come in tutte le competizioni, è così. Però sono contenta che comunque, non so te Davide, ma che c'è stata questa comunque risposta che io sinceramente non mi aspettavo. Ieri sera me ne sono viste le ultime quattro che mi mancavano, a tutt'oggi almeno. Adesso però vedremo se nel frattempo i giochi dovrebbero essere fatti, cioè bene o male, siamo queste là. Qualcuno mi ha detto che dovrebbe caricare qualche altro, credo, corto, però insomma ormai ci siamo. Okay. Insomma, io farò tra l'altro l'ultimo appello il 21, proprio 10 giorni prima sull'account me, e poi vada come vada, insomma. Poi il 9 luglio vi ricordo in diretta su Instagram, credo anche sul canale Facebook, il 26 agosto ci sarà il momento fatidico, e dove festeggeremo tutti quanti insieme, staremo insieme, mangeremo tutti quanti insieme. Ci sarà, lo ricordo, daremo 15 premi nell'arco di un'ora e 5 minuti, quindi sarà una cosa come piace a me. Bisogna correre. Mi piace andare, no, troppo lenti, a noi ci piace andare dritti al sodo, veloci, con ritmo, come diceva Vanna Marchi, veloci, dinamici e svelti. Usava sempre questo. Allora Davide, forte, grazie Tania, tantissimo. A te. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.